Trentesima domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo l'ultimo brano che l'Evangelista Marco pone prima dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ascoltiamo il racconto della sua partenza da Gerico verso la città santa. Dobbiamo ricordare che Gerico era la città maledetta, quella conquistata per prima da parte di Giosuè nel libro omonimo, in cui appunto c'era stata la distruzione di questa città. E la storia di questa città è un po' particolare, ma quel che conta è la storia di questo cammino, cioè c'è un percorso. La prima lettura di questa liturgia parla di un percorso. Li riconduco dalla terra del settentrione, li raduno dalle estremità della terra, dice il profeta Geremia, parlando della consolazione di Israele. Il Signore salva il suo popolo riportandolo nella sua terra. E in mezzo a questo popolo che parte ci sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente, cioè i deboli, coloro che hanno difficoltà a camminare. Sono coloro che camminano in mezzo a tutti i problemi di una zoppia, di una cecità o di una condizione di gravidanza o addirittura con il problema del parto. Ecco, ritorneranno qui in gran folla, cioè c'è un ritorno nella propria terra, è il tema dell'esilio, c'è un ritrovare la propria condizione, la propria dignità, essere ricondotti per una strada diritta in cui non inciamperanno, dice il testo del profeta Geremia. Ecco, un uomo nel Vangelo che appunto rappresenta il termine di tutto il cammino di Gesù fino a Gerusalemme, questa appunto è la parte finale del capitolo decimo, poi con il capitolo undicesimo Marco racconterà l'ingresso e le diatribe, le sfide di Gesù a Gerusalemme fino alla passione, alla sua morte e alla sua risurrezione. Il punto è che questo cammino è un cammino simbolico ed importante. Gesù sta partendo dalla città maledetta per andare alla città santa, come abbiamo già detto. Cammina, ma è curioso. Chi lo seguirà sarà proprio un uomo che non può camminare, un cieco che cammina con difficoltà, come aveva profetizzato Geremia. Dobbiamo in un certo senso capire il segreto di Bartimeo, che è parola aramaica che vuol dire figlio di Timeo, appunto un uomo che ha questa condizione, è figlio di un israelita che invocherà il figlio di Davide. Questo israelita che invoca il discendente del re, che di suo sarebbe il Messia. Questo uomo grida. Cosa c'è in mezzo fra la sua cecità, la sua immobilità, siede lungo la strada a mendicare, e quindi la sua mendicanza, e la scena finale? Vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Di mezzo c'è un combattimento, il combattimento della preghiera, il suo grido che incontra l'opposizione di una folla che gli dice: stai zitto, non gridare, non ci disturbare. Questo combattimento lo abbiamo tutti, esternamente e internamente. Noi abbiamo il combattimento della preghiera, perché voci di mondanità esterna e voci di opposizione, di tentazione interna ci dicono che pregare è inutile, di smettere, di non molestare Dio con le nostre preghiere inutili, pensando che in fondo dobbiamo imparare ad accontentarci. La forza di questo uomo è che vuole riavere la vista. La forza di questo uomo è che non si accontenta di restare ai margini della vita, a elemosinare quei quattro spicci che la vita gli può dare e sopravvivere, tutto qua. Ecco, la forza della preghiera è il desiderio di vivere.
La forza della preghiera è la percezione della mancanza della vita. Questo uomo grida e insiste e supera le difficoltà e anche la distanza con Cristo, che a un dato momento si ferma e lo fa chiamare, supera tutto questo con la sua tenacia. Ecco, pregare non può essere semplicemente un atto formale o doveroso. Deve sorgere dal profondo del cuore, perché nel profondo del nostro cuore c'è un desiderio di vivere e vivere bene, di vedere, di essere nella realtà, di essere nella compiutezza, di non accontentarsi di stare a Gerico, ma voler andare a Gerusalemme, di non accontentarsi di vivere di cose piccole e mediocri. Per cui c'è questa domanda di Gesù: che cosa vuoi che io faccia per te? Ecco, la forza della preghiera è chiedere qualcosa, volere qualcosa che Dio aspetta che gli chiediamo. Noi possiamo volere molte cose, ma tante cose che vogliamo non sono i desideri più profondi del cuore, sono forme di sopravvivenza. La stragrande maggioranza dei nostri desideri sono mendicanze, sono un cercare di avere due soldi di sopravvivenza, tutto qua. Bisogna andare ai desideri più profondi. Questo uomo poteva semplicemente desiderare un'altra elemosina. No, desidera la vista, desidera la luce. Noi dobbiamo pescare nel pozzo più profondo del nostro cuore, perché il nostro cuore è fatto per incontrare Dio. Il nostro cuore è fatto per andare a Gerusalemme con Cristo. Ed è molto importante che, infatti, questo uomo, quando trova la luce, non la usa per fare cose piccole. Vide di nuovo e cosa fa? Vede Gesù e non lo lascia più e lo segue lungo la strada. La strada per Gerusalemme è la cosa più importante. Il punto non è aver recuperato la vista semplicemente per stare un po' meglio, ma per seguire il Signore. Ciò che noi desideriamo più profondamente, lo vedremo se lo accogliamo, è andare fino in fondo alla vita e seguire la luce del Signore, seguire il bene autentico. Nel fondo del cuore di ogni uomo c'è questa sete di vita. La preghiera stana quella sete. Se la preghiera non è un tirare a campare o un assolvere un semplice dovere devozionistico. È interessante che questo uomo, quando si sente chiamato, lascia il mantello, questo peculiare, particolare, che se vogliamo è anche secondario, è il segno della sua vita di mendicante. Ha già capito che se il Signore gli rivolge una parola, la sua vita va a cambiare. Ecco, nella preghiera si lascia il mantello, si lascia la vita vecchia per abbracciare la vita nuova. Possa veramente il Signore, attraverso la liturgia di questa domenica, darci il coraggio dei grandi desideri, che sono l'anima della preghiera più intensa.